Il perdono, l'amore, la carità non tollera finzioni, non tollera riduzioni secondo le nostre mentalità, secondo quello che ci sembra più facile. È un'esigenza totalizzante la nostra disponibilità, la nostra conversione. La misericordia di Dio la esercita Lui su di noi se la esercitiamo. Se ci riconosciamo fragili e deboli, riconosciamo anche la fragilità e la debolezza del nostro fratello e insieme ci presentiamo al Signore e invochiamo la sua misericordia. Ecco, fratelli e sorelle, questa parola di Gesù non la dimentichiamo quando ci accostiamo all'altare. E lì ci ricordiamo, non l'ho mai visto questo, pensate che figuraccia, però forse qualche volta dovremmo farlo, eravamo distratti. L'incontro con il Santo mette in risalto la mia debolezza, la mia fragilità. Torna indietro, va prima a riconciliarti e poi sarai riconciliato anche dal Signore e sarai degno di accoglierlo. Parole dure, esigenti, ma appartengono a quelli che seguono Gesù. Siamo noi che dobbiamo metterle in pratica, dobbiamo viverle, dobbiamo testimoniarle. La misericordia del Signore è immensa, ma dobbiamo prima misericordiare per essere misericordiati.